Se una volta era il metano a darci una mano, in futuro proprio la grande rete italiana costruita per distribuire il metano potrebbe portare nelle nostre case l'idrogeno, anche mescolato al metano. L'80% delle infrastrutture sono già pronte a questo passo e sono già stati fatti esperimenti per la distribuzione di biometano e idrogeno in miscela. Il problema rimane la produzione dell'idrogeno, che Bosch vuole fare con l'elettrolisi e le fuel cell, tecnologie sulle quali sta puntando 1,5 miliardi di euro. L'idrogeno, a nostro parere, diventerà uno dei pilastri su cui basare la transizione energetica. Specialmente se pensiamo a un paese come l'Italia, che è povero di fonti di energia primaria, diventa importante poter bilanciare anche quelle che saranno le richieste in termini di potenza elettrica per alimentare, appunto, per esempio, tutta l'elettromobilità, e quindi diventerà un potenziale, una potenziale alternativa, un altro pilastro su cui appoggiare questa transizione. In questo senso Bosch investirà nel settore dell'idrogeno sia per applicazioni mobili, quindi su gomma, che anche per applicazioni stazionarie, quindi produzione di energia elettrica. Bosch Italia ha chiuso il 2021 con un fatturato di 2,4 miliardi di euro, in aumento di circa il 20% sul 2020, nonostante il difficile contesto globale. Il nostro paese, che conta su 4 centri di ricerca e su oltre 5.800 collaboratori in 20 sedi, è tra i 10 mercati più importanti per il gruppo tedesco. Come è stato possibile in un anno di pandemia e con il mercato auto in crisi raggiungere questo risultato? Da un lato la diversificazione dei settori di business che caratterizza proprio il gruppo Bosch ci ha aiutato molto, perché ovviamente siamo riusciti a compensare, per esempio, con un boom nel settore dei beni di consumo. La pandemia ha tenuto tante persone a casa e quindi ha spinto molti a voler spendere nel campo, per esempio, dei piccoli elettrodomestici oppure degli elettroutensili per il fai da te, e questo ovviamente ha portato avanti anche un po' i risultati dell'azienda. Poi c'è stata tutta la parte di riqualificazione energetica, per esempio, degli edifici, e quindi anche tutto il nostro settore termotecnica ha potuto giovarne. È chiaro che una diversificazione spinta ci aiuta ad essere più efficienti sul mercato, perché ci aiuta a compensare potenziali criticità in alcuni settori di business. Fare previsioni sul 2022 non è semplice, a causa della scarsità dei microprocessori, della mancanza di materie prime, della volatilità dei prezzi, del dramma dell'Ucraina, dell'incertezza geopolitica. Sembra che sull'Italia si stia concentrando la tempesta perfetta. Bosch, con le sue aziende, è esposta in gran parte sulla produzione di quei componenti che servono all'auto a combustione. Quanto preoccupa Bosch la decisione del Parlamento europeo di mettere al bando i motori termici dal 2035? Noi prendiamo atto di quella che è stata la decisione del Parlamento europeo. È una decisione politica che però ovviamente ha anche dei forti impatti sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista occupazionale. Quello che noi possiamo fare è dare un ulteriore impulso e accelerazione a quello che era un processo di transizione che avevamo già avviato all'interno, per esempio, dello stabilimento di Bari, per cui da uno stabilimento che nel 2017 produceva al 100% componenti per motori diesel, siamo passati progressivamente a uno stabilimento che ha introdotto anche lavorazioni e componenti che non fanno parte di quel tipo di tecnologia. È chiaro che adesso dovremo fare delle riflessioni e cercare di aumentare quelle percentuali per cercare di compensare gli effetti di questa transizione accelerata a seguito di questa scelta politica effettuata in sede europea.